siamo a Riga, capitale della Lettonia, sul Mar Baltico. Siamo a fine ottobre e il tempo è piuttosto grigio e piovoso, ma non ancora gelido. Riga è strategicamente posizionata alla fine del fiume Daugava, che permette di collegare l'entroterra russo con le città della Lega Anseatica sul Mar Baltico. Riga fu fondata dai tedeschi nel 1201 nella loro crociata contro i pagani delle terre del nord. Il cuore medievale della città ha le origini dal periodo in cui fu dominata nei primi secoli dopo la fondazione dai cavalieri dell'ordine teutonico. Uno degli edifici più iconici della città è la Casa delle Teste Nere. Era la casa che apparteneva alla gilda dei mercanti tedeschi non sposati. Uno può solo immaginare quale tipo di feste fossero fatte in questo palazzo. Si chiama Casa delle Teste Nere perché questa gilda adottò come santo patrono San Maurizio, che era un martire egiziano di colore. Questa casa fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti dei nazisti e fu ricostruita da zero, però fedelmente secondo la costruzione originale, nel 1999. Riga fu uno dei centri chiave della Lega Anseatica dal XIII al XV secolo. Il tessuto urbano del suo nucleo medievale riflette la prosperità di quel tempo. Questa è la cattedrale di Riga, è stata costruita nel 1211 ed è una delle chiese più grosse del Baltico ed è caratterizzata da un sacco di stili all'interno. Le case dietro di me si chiamano le Tre Fratelli e sono state costruite nel periodo medievale. Sono uno dei monumenti più iconici di tutta Riga. Gli svedesi catturarono la città nel 1621 e Riga divenne velocemente la città più grande e il centro più importante da un punto di vista dei commerci dell'intero impero svedese, addirittura più grande di Stoccolma. Qui correvano le antiche mura della cittadina medievale e gli svedesi appunto costruirono questo passaggio per connettere con le caserme che sono state invece costruite dall'altra parte delle mura. Poi sono arrivati i russi e con loro l'industrializzazione. Nell'Ottocento Riga diventa una delle più grandi città dell'impero russo. È in quegli anni che la città si espanse oltre le porte medievali della città vecchia. Nei primi anni del 1900 Riga ha avuto un grande sviluppo economico e culturale e una delle cose che si è sviluppata è l'Art Nouveau, che era tipica dell'Europa centrale e del nord. E infatti a Riga c'è il numero più alto dei palazzi Art Nouveau al mondo. Di storia naturale a Riga, top per i bambini. Siamo arrivati, adesso entriamo dentro, appena siamo dentro che non piove. Siamo al mercato di Riga, ed è uno dei più grandi in tutta l'Europa. Ciao.
sembra un po' il mercato di Odessa, ma ricorda anche, ci sono anche prodotti che abbiamo trovato invece in Georgia. Infatti ci hanno spiegato che, appunto, grazie all'Unione Sovietica qua sono stati portati prodotti un po' da tutte le repubbliche dell'Unione Sovietica. Dopo secoli di dominazione teutonica, tedesca, svedese, polacca e russa, finalmente la Repubblica di Latvia fu dichiarata indipendente nel 1918, in seguito agli sconvolgimenti della Prima Guerra Mondiale. Durò 23 anni, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Successivamente appartenne all'Unione Sovietica fino al 1991. La Corner House è l'edificio che ospitava il KGB a Riga in epoca sovietica e ricorda come la vita fosse senza libertà e sotto la sorveglianza continua dei servizi segreti. Nonostante un regime oppressivo, KGB e deportazione nei Gulag, le autorità di Mosca comunque consideravano Riga una città molto importante per il suo capitale umano e infatti costruirono qui alcune delle fabbriche tecnologicamente più avanzate dell'Unione Sovietica. Il monumento alla libertà qua dietro fu costruito nel 1935 e sorprendentemente non fu mai demolito dai sovietici durante l'occupazione. Essendo stata invasa da tutte le potenze regionali della zona, Riga ha più strati culturali e una popolazione meno omogenea rispetto ai suoi vicini. Riga è sempre stata una città moderna, al passo con le tendenze in termini di architettura, arte e pianificazione urbana. Ci è piaciuta perché è una fusione di influenze tedesche, scandinave, polacche, russe, ma con una propria anima ben definita. I lettoni si ritengono più artistici degli abitanti degli altri paesi baltici e la loro creatività richiede capacità di pensare in modo indipendente. Riga e la Lettonia, infatti, sono orgogliose non solo delle loro tradizioni, ma soprattutto del loro spirito libero e della loro indipendenza.